ragazzi, sono Ghisius e oggi riproviamo con Mega Man Star Force. Dobbiamo incontrare Luna, si diceva. Sonia ha la statua di Rover. Rover, questa è Sonia. Scusa, spero di non averti fatto aspettare. No, anzi, sono appena arrivata. Allora, ti va di andare da Nessis? Ok. E che c'è? Perché non parli? Beh, non vengo molto spesso in questa zona. Mi sento un po' a disagio. Guarda, non devi sentirti così. Fai un bel respiro. Forza, andiamo. Oh, ok. Ma quello non è sul mio strumento. Perché Gio sta facendo spese con lei? Lo volevo evitare io! Ok, calmati Luna. Devo controllare il mio orgoglio. Non devono accorgersi che li sto seguendo. Cioè, quindi mi sta pedinando? Ah, ok, posso muovermi. È entrata, Sonia? Sì. Nassis, primo piano. Ok, un filmato. Guarda, non sono fantastici questi vestiti? Da grandi indosserò dei vestiti belli come questi. Allora, cosa ci facciamo qui? Cosa ci facciamo qui? Insomma, quando vai a fare shopping, non sai cosa comprerai, no? Non sempre, no. È divertente guardare vestiti o accessori carini di tanto, non trovi? E se vedi qualcosa che ti interessa, la compri. Oh, diamo un'occhiata a quel negozio. Allora, quello lì è un negozio. C'è due abiti in croce ed è un negozio a parte quello lì. Vuoi sprecare una giornata? Divertiti. Dai, Gio, sbrigati, ho trovato una borsa da sogno. Arrivo. Gio non è molto dell'idea, evidentemente. Come tutti i maschi. Cosa ne pensi? Non è favolosa? Sì. Allora, spiegatemi un attimo. No, evitate Luna per un attimo. Spiegate perché c'è un... Ci sono delle ragazze in bikini su un igloo. Scusate. Ma stanno insieme. E guarda lui come si comporta. Avvisiamo i gentili clienti che da oggi Nassis è lieto di ospitare una mostra dedicata alla giungla subtropicale sul tetto dell'edificio. Saranno esposti tantissimi serpenti. Visitate pure la mostra sul tetto ed entrate nella zona subtropicale oggi stesso. Una mostra sulla giungla. Deve essere quella su cui lavoravano i miei. Non so perché, ma credo che sarebbero molto felici di vedermi lì. Una mostra sulla giungla? Che cosa eccitante! Andiamo a dare un'occhiata. E dai, non ti va? Sì, andiamo, sarà divertente. Vanno davvero a quella mostra? E se per caso incontro i miei genitori? Poco male, non importa. Ho deciso, li seguo. Ok ragazzi, andiamo alla mostra subtropicale. Il tetto è questo qua, cioè l'accesso al tetto è questo qua. Sì, sì, tetto. E zona subtropicale, perfetto, ci sono. Ah sì, sono il famoso professor Snake. Comprendo il linguaggio dei serpenti. Ho portato varie specie di serpenti da diverse giungle del mondo, vi prego, fatelo smettere. E tutto questo solo per questo evento. Phew, dopo un po' diventa stancante, vuoi fare una pausa? Sì, dai, allora usciamo. Conosco un bar qui vicino. Un bar? Ma mai stato in un bar? No, dai, adesso stiamo risaltando l'impossibile. Lasceranno entrare i due ragazzini? Sì. Se ci vai con me, andrà tutto bene. Bene, andiamo. Se lo dici tu? Ah, ecco dove sono andati. Ah! Chi ha visto? Ah, i suoi genitori. Oddio.
Luna, cosa ci fai qui? Io... Come? Scandisci bene le parole. Io stavo... Forza, zio, sbrighiamoci. Oddio, che brutta situazione. Cosa ci fai qui, Luna? Io... Luna, chi sono questi bambini? Geo è un mio compagno di classe e... Sonia Strum, la sua amica. Bambini dell'elementare già fidanzatini? Non posso certo provare simili comportamenti. I bambini non devono agire come adulti e darsi appuntamenti. Se avete tanto tempo da perdere, dovreste usarlo per ottenere voti migliori. Ehi, il fatto che siamo solo dei ragazzini non giustifica tanta maleducazione. Temo che i bambini del genere influenzino la nostra adorata Luna molto negativamente. Bisogna che ci sbrighiamo a trovare una scuola migliore e farla subito trasferire. Trasferire? Di cosa state parlando? Ora ti spiego di cosa sto parlando. Per assicurare che Luna ha un futuro prosperoso, la faremo trasferire in una scuola con un ambiente più consono allo studio e alla disciplina. Una volta arrivata lì, non frequenterà più dei buoni a nulla come voi. Spero che vi terrete alla larga da Luna e smetterete di traviarla. Voi e i vostri sporchi... Padre, ora basta! Sì, veramente, oh! Zitta, Luna! Ora farai la brava e obbedirai. No! Non sono la vostra bambola! Su questo ha ragione, effettivamente. E si spiega anche il comportamento di Luna con gli altri. Luna... Lasciala stare, le parlerò io quando saremo tornati a casa. Lo sapevo che dovevamo trasferirla prima. Voi due, sparite e tornatevene subito a casa. Vacco. Non è un pochino troppo esagerato? Ma che storia è questa? Assurdo! Che coppia di persone orribili! Avreste dovuto controbattere, Geo. Che c'è? Quell'uomo ti ha spaventato? No, solo che non avevo mai visto Luna così sconvolta. Mi chiedo se stia bene. Già. Vuoi andare a vedere come sta? Se è così faresti bene a sbrigarti. Ho una pessima sensazione su questa storia. Una sensazione? Sogno, dobbiamo sbrigarci! No, niente abitanti di FM. Niente abitanti di FM, va bene? Niente abitanti di FM. Niente abitanti di FM. Più veloce di così non posso, non corre dietro. Ok, ce l'ha fatta. E c'è c'è Luna. Li odio tutti e due. Li odio tutti e due. Mamma mia, se leggo male. Li odio tutti e due. Ai tuoi genitori ti mostri come la bambina perfetta a cui riesce tutto bene. Ma chi sei in realtà? Chi è? Qua giù? Sarà un altro abitante di FM. Cosa? Eccolo lì! Io sono Pciuca. Sono qui per darti il potere di spezzare i legami che ti tengono stretta. Un mostro! Non temere. Sono qui per darti un potere. Pensi forse che me l'aveva così? Ho già incontrato mostri come te. Capisco. Hai già incontrato degli altri abitanti di FM. In tal caso sarò molto breve. Lasci che mi impossessi del tuo corpo. Ti aiuterò a impedire loro di trasferirti. Cosa? Puoi impedire ai tuoi genitori di trasferirti in un'altra scuola. Non è impossibile. Comunque, se non mi lascerai provare, temo che potrebbe essere troppo tardi. Ma come? Wow. Ok. Mostragli quello che desideri. Di chiaro e tondo ai tuoi genitori ciò che provi, che non sei la loro bambolina. Ciò che provo. Esatto, fammi entrare nel tuo cuore. Posso aiutarti a mostrargli i tuoi sentimenti. No, non farlo entrare, Luna! Ah, sono arrivato io con Sonia, ok. Luna, ferma! Vuole solo usarti! Devi decidere te, tu, se farmi entrare o no. Ma, se non lo farai, non potrai cambiare nulla. Luna! Non voglio trasferirmi in un'altra scuola. Esaudirò il tuo desiderio. No! Perché va a finire sempre così? Oh, oh, oh. Va bene. Se ne occupa Megaman. E c'è anche Arp Notte per una volta. Luna! Dov'è finita? Guarda lassù. Oddio, un serpente gigante. Non provate a fermarmi. Più che un serpente, una gorgone. Ecco, chiariamoci. Luna! Si trova la mostra nel mondo delle onde. Dobbiamo sbrigarci. Opciuca, ha scelto il posto peggiore per presentarsi. Posto peggiore? Cosa intendi?
Peggiore per noi, non per lei. Opciuca riesce a controllare i serpenti. E tu sai cosa verrà esposto alla mostra. Si starà divertendo lì dentro. Ok, farò attenzione. Oddio. Parevo che stia succedendo qualcosa. Se non entriamo subito sarà troppo tardi. Ah, aiuto! Ah, fa male! Dobbiamo fare qualcosa, neanche per sogno. Ah, perfetto. Luna, svegliati! Non chiamarmi così. Io sono Rinata. D'ora in poi dovete chiamarmi Regina Opciuca. Ho una volontà tutta mia. Lo proverò a quella gente, una volta per tutte. Tu sei Luna? Ah, Luna, spiegati! Perché ci fai questo? Non potete trattarmi come una bambola e giocare con me. Niente. Dite sempre che è per il mio bene. E decidete tutto senza consultarmi, senza parlare del lavoro. Poi non avete mai tempo per stare con me. Il lavoro conta più di me, vero? Ecco perché ho smesso di essere vostra figlia. E ora per voi sono un'estranea. Basta con queste stupidaggini. Se mi guardaste davvero vedreste che la mia sofferenza è più grande di quello che state provando voi adesso. Cari serpenti, stringeteli in una morsa ancora più vigorosa e mostrate loro il mio dolore. Ah! Ah! Luna, basta! Inutile sprecare fiato adesso. Lei si è offerta a Opciuca. Non ascolterà più nessuno ormai. Luna! Se non ti fermi, i tuoi genitori non... Silenzio! Adesso basta. Vi avevo avvertiti. Venite a essere velenosi e fermate tutti quelli che si oppongono a me. Oddio! No! Ah, che sciocchi a volervi sacrificare. Venite, miei cari. Da dove piovono? Ah! Ah, ci è andato giù pesante. Però dobbiamo ritirarci. Ah. Ma hanno morso Sonia. Spero che Sonia stia bene. Dobbiamo trovare un modo di aiutarla, presto. Ma non vuoi affrontare Opciuca finché è un ostaggio, vero? Certo che no. Dobbiamo prima occuparci dei serpenti. Ma come possiamo fare? E io come faccio a saperlo? I serpenti sono creature terrestri. Dovresti saperlo. E se non è così, allora lo saprà qualcun altro. Vai a chiedere. C'è qualcuno che conosce i serpenti? Oh, ho un'idea, andiamo. Chi è che conosce i serpenti? Il professor Snake. Mi conosce. Oh, ah, tutto ok? Sto bene. Mi ha morso un serpente a sonagli nero. Non posso morire così. Prof Snake, come calmiamo i serpenti? È facile, i serpenti sono animali a sangue freddo e possono mantenere la temperatura costante. Se abbassate la temperatura si fermeranno e si calmeranno da soli. Abbassare la temperatura, eh? Sì, lo chiederò al tipo della manutenzione. Saprà lui cosa fare. Sì, quel tipo stava pranzando. Dovrebbe essere al primo piano da qualche parte. Ma se vuoi trovarlo, si sarà nascosto dai serpenti. Mio Dio, sei difficile. Ehi, signor manutenzione, è qui dentro? Penso di no. Forse è nascosto da qualche altra parte. Aspetta un attimo. Oh, l'abbiamo trovato. Tremo. Ok, ho fatto una citazione a un canale, sì, lo so. Che cosa è successo? All'improvviso ci sono serpenti ovunque. Mi sono subito nascosto in questi igloo. Lei è la scheda del termostato, giusto? Ne ho bisogno subito. La prego, deve darmela. La scheda del termostato? Ce l'ho, ma a cosa serve? Glielo spiego più tardi, adesso ci sono un gioco delle vite umane. Capisco, ecco, prendilo. Già riceve carta a terra. Grazie mille. Non so cosa stia succedendo, ma stai attento. Ok ragazzi, ma noi continueremo nella prossima parte, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Tutto, sparagli! Sì, no. Sì! 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 Troppo epico, è no, morto. Basta. Sì, basta. Troppo epicità in una sola volta. Perché hai buttato la pistola? Cosa è successo? Perché hai buttato la fettuta? Cosa, ma si è salvato o no? Sì, ha salvato, penso.